Ragazzi, c'è una cosa. C'è il messaggio dell'uomo lupo. Iniziamo così. Buongiorno. Anzi, buonasera, visto che pubblico sempre di sera. Un traditore sistemato verso Nocron, dunque. Vai avanti tu, io ti raggiungerò. Ma io non so dov'è Nocron. Comunque, benvenuti in questo nuovo episodio della Nobiltè. Qui sto cercando disperatamente l'uomo lupo per fare la sua questline. Ma non l'ho trovato per il momento. Verso Nocron. E dove cazzarola è Nocron? Questa è la grande domanda che tutto il mondo si pone. Dove cazzarola è Nocron? Allora, mi sono aiutato questa volta perché altrimenti stiamo qua 2 anni a cercare. Nocron è di qua. Ah! Abbiamo trovato. Ma io ce l'ho passato vicino l'altra volta! E sicuramente in tanti me l'avrete detto nei commenti del video che sarà stato pubblicato prima che voi vediate questo e che io, e prima che io l'abbia registrato. Allora, sì. Più avanti saltare. Ma sì, vabbè, però porca. Porca miseria, porca. E che vorrei capire perché l'uomo lupo non mi è apparso come persona, ma mi è apparso tipo come. Come una sorta di visione. Proprio di notte ci dobbiamo venire qua, che si vede una fava? Allora. Le mie 9.000 anime l'ho prese. Io seguo. Seguo. Qui. Siamo al punto? Siamo al punto. Accendiamo la luce. Tra l'altro, vi segnalo con gioia che sto trovando la mia quadratura. Nel senso, non ho fatto le spec ancora. Però sto iniziando a usare questo. Il lancio focato è una figata pazzesca. Mi sto divertendo un sacco a usarla e la continuerò a usare. Devo capire che cosa voglio diventare. Però ho capito che la build solo forza con spadone è un'autostrada per l'inferno. Visto il damage output di questo gioco. Per cui bisogna trovare anche alternative per stare un pochino più distanti dal centro della battaglia a volte. Un'aurea, va bene. Con estrema calma e tranquillità. Grasso soporifero. Nocron, città eterna. Che poi noi avremmo anche questa, che adesso la posso usare, mi sono messo il cappello, insomma l'elmo, quello intelligente, ma va potenziata di più, cioè per ora è più forte quella. C'ha delle skill meravigliose, fantasmagoriche, fighissime, però per dire, è la cosa più forte, scala in fede e in intelligenza, io devo alzare entrambe le cose. Quindi per adesso vado avanti con questa, che è un'ottima alternativa, devo dire. Perché è veloce e sufficientemente potente. Non ti uso il cervello mio, eh. Ok. Che cazzarola, eh? Che cazzarola era? Ah, ma è quello che lancia lo schifo immondo? Ale. E fin qui. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Non capisco neanche che cosa sia di preciso. Calma, calma. Saetta runica, vabbè. Il buon Pratt che si è connesso intanto. Salutiamo Pratt. Allora.
Molla la skill. Ok. Non è, ah no, non era la skill, era la... Mannaggia. Mi confondo sempre. E spero non ce ne sia una aperta di queste finestre. No, è un macello, se no. Guscio di lacrima d'argento? E che... Ma tutti sti morti qua perché? Boh. La farfalla nascente. Qui si casca male. Siamo sempre in un luogo abbastanza schifoso. C'è un sacco di gente là, c'è un sacco di gente. Ma io se mi lancio muoro. No. Stiamo ottenendo una quantità folle di rune auree, ma... Bravissimo, vieni, vieni. No, pensavo si sarebbero buttati tutti, invece. Invece no. E per adesso... Se stesse muovendo qualcuno, vabbè. Oh, la grazia. La grazia, finalmente. Io, è il primo Soul in cui io non uso un'evocazione per un giocatore. Beh, che serve. Ma dove siamo in tutto ciò? Io che sono l'anti-crafting in questo gioco. Ho craftato forse mezza cosa per sbaglio. Però. La raccolta compulsiva fa parte di me. Peccato non ci ho mai avuto niente di essenziale che dici, sai, voglio creare sta cosa. Ok, la forgiatura. Ho talmente tanta roba da fare ancora. Che adesso in queste zone dove penso di essere sovralivellato per venire, cioè dovevo venire molto prima. È un piacere. È un piacere adesso. Devo dire. Sembra un action qualsiasi adesso. Per una volta. Ale. Dunque, qui c'era una cosina che ci interessava. Oh, globo cinereo della convalla respettorale. Quindi questo ci permetterà di compricchiare qualcosa di nuovo. Guscio d'argento.
Fungo disciolto. S'apre? È aperto. Oh, un altro respec. C'ho una scarica di respec a disposizione. Mi sembra troppo tutto semplice qua, però, eh. Tutti sti nemici inutili. Nessuno che te mena forte, non lo so. Mi puzza a sto posto. Un po'. C'è qualquadra che non cosa. Più avanti oggetto. Piata forgiatura livello 4. Le farfalle. Non posso neanche via il cavallo qua. Vabbè. Qua abbiamo fatto tutto. Qua abbiamo fatto tutto. Qui abbiamo visto tutto. No. Questa è utile come poche. Luogo rilassante. Scene di Opliti. Ma intorno a me? Piano da 5. Luogo però, è pieno di oggettini interessanti, utili. Abbiamo visto tutto. Io adesso, siccome spesso e volentieri mi ritrovo a leggere i commenti e a sentirmi dire: te sei perso questo, te sei perso quello. Infatti, grazie perché sto andando a recuperare un botto di roba. Vabbè. Statua di Marika che non mi suggerisce niente di buono, onestamente. Un'altra runaurea. Vabbè, c'è un mini boss, qualcosa. Ma nel dubbio, se no non posso evocarmi l'utel. L'altra lacrima dell'alba. Morti? Controlliamo. Sto diventando ossessivo compulsivo ormai. Controllo tutto, ogni angolo ci ritorno. Mi sto rifacendo tutta la mappa a telecamere spente la notte per eventualmente. Ma chi me lo fa fa? Per eventualmente fare un po' di esperienza. Intanto recupero oggettini. Controllo, non ho incontrato niente di particolare però per adesso. Quindi questo è il luogo in cui è caduto il meteorite e che quindi mi ha permesso di sbloccarsi perché abbiamo battuto la danna, giusto?
Chi c'è? So io? Ah! Ma io mi conosco. Ho una pessima resistenza, quindi sfruttiamo la nostro vantaggio questa cosa. Ah, questa è la famosa lacrima. Che magari se batto questo posso autoevocarmi? Mi piace. Non fare quello che faccio io. Aia. Una bastonata perché c'ho più energia. Vabbè, finita su. Salvage. Lacrima di larva, maschera della lacrima d'argento. La maschera della lacrima d'argento. Che cosa fa? Ah, tanto ho sbloccato pure questo. Una delle corone dei sciti pietra conferite dagli eruditi di Raya Lucaria, i cui studi erano ritenuti de degni. Incrementa l'intelligenza e tempra, riducendo i PA. Perché? Ma io sto tanto bene con questa. Poi c'ho. Ma quando mai le ho incontrate io queste cose? Vabbè. Io trovo cose. Testa fungina. Vabbè, stavo facendo cose l'altra sera. Ho maschera ricavata dai resti di una proteiforme lacrima d'argento rinforzata dal suo guscio irrigidito. Incrementa notevolmente l'arcano, riducendo la potenza d'attacco fisico. Ma non si sa di quanto me lo riduce. Non si sa. Vabbè, io per adesso però sto bene con questo. Anche perché sennò mi bloccano le altre cose che mi servono. Quindi qui ok. Vabbè, ma non ho sbloccato questa evocazione. Vabbè, allora. Non trovare, non vado a cercare. Faccio prima. Allora, poi. Guarda su. E che devo guardare? Bello. Sembra le 12 case dei Cavalieri dello Zodiaco. Non lo so, ma ha riportato alla mente questo ricordo bellissimo della mia adolescenza. Anzi, infanzia dovrei dire, perché adolescenza. Vabbè. Che bella mira, eh? Mannaggia. Non mi dà niente. Sì! Me l'ha dato lo stesso. Io andrei col cavallo, ma mi perdo qualcosa. Vabbè, figata di posto. Cos'è, un alce? Qua non c'è niente. Come ci piace. Sacco di gente che si è buttata. Noi non seguiamo l'esempio. Vabbè. Diamo un'occhiata rapida fino in fondo, intanto per.
Direi proprio di no. Direi proprio di no. Farfalla nascente. Allora, io là ci sono già stato, a telecamere spente, c'era una serie di oggettini. Peccato che così. Ale! Poi. Io ho il timore di perdermi qualcosa. Ma fischiano, m'hanno sentito, m'hanno visto. Boni? No! Hotel? Troppi, troppi. Spazi stretti, non ci si capisce una fava, troppi. Venite fuori e la gestiamo, eh. Tacco male. Prima quello sopra, poi quelli sotto. Ah, ma ci hanno anche le donne, allora. Dove sta, signor? Ah, bello! Bene. Quindi un acceso. Dunque sono in tutto una cifra. Una cifra. È un luogo pieno di questa cosa del accendi il faro, fai quello, fai quell'altro, mo valli a trovare tutti. Mamma mia! Là sono una cifra. E l'unico modo per farlo, secondo me, è questo. Ok. Calma. Ok. No. Li odio gli arcieri. Ale. Allora.
Qui c'è l'altro. E sono tre. Poi sicuramente ma perché mi devi sfondare? Non bastava la variante canonica, no? Pure quelli con le corna che ti caricano. Allora sono, ne mancano tre. Ne mancano tre. Che saranno sicuramente in cima. Ma se noi ripuliamo tutto qua. Comunque qua se non ero livellato parecchio era bella rognosa. Qua sarebbe stata bella rognosa. Allora, qua abbiamo acceso. Poi. Oh no. Attenzione, sono troppo grosse. Spostati! Cioè, fanno più male i topi. Santo cielo, ammazza che pizzone! Mannaggia i topi. Poi. Aspetta, aspetta, aspetta. Ci dai? C'è il colpo incantato, vabbè. Io odio i topi a sto gioco. Profondamente. Ne mancano due adesso. Ne mancano due. Ne mancano due. Che a rigor di logica. Dovrebbero essere sulla strada maestra. Ma che cos'è qua? Dai, dai. Vecchia zanna. Qua se cado è la fine. E quindi no. No, sono tutti sulla strada principale i piloni. Ormai è chiaro che se seguiamo la strada. Grandi corna luminose. C'è un altro branco. Ma noi. Ma io vorrei evitare lo scontro con.
Posso evitarlo? Non mi interessa affrontarti, volpe. Anche perché ti accolli in una maniera disumana. Qua c'è il pilone, penultimo. E poi... Ok, una bella ricarica che ci voleva. L'ultimo pilon. Donde stas l'ultimo pilon? Me so perso il pilon. Sangue animale, qua non c'è niente. No! Non ti ho guardato. Inseguo lo stesso. Ok, se n'è andato, meno male. Sarà qua l'ultimo pilon. Where is the last pylon? Più avanti tranquillità sta cippa perché... Io non penso di poterci andare nell'acqua, eh. Non penso proprio. Giusto? Signore, ho fatto tutto questo casino, adesso lei deve morire e lasciarci spazio. Ecco. Stivali da sciamano. Teschio di neonato ancestrale. Teschio di neonato ancestrale. Non è un copricapo. Bene. Che cos'è? Ok. Un oggetto di creazione? No. Che cazzarola fa il teschio di neonato ancestrale? Ah, intanto devo portare la radice mortale al tizio. Teschio di neonato ancestrale. Sono un po' confuso. Non potrà essere uno scudo, no? Io sblocco cose che non riesco a... Ragazzi... O mi sono incoglionito... O non c'è. Ma vai a fare... Consuma pila per soffiare vapore spirituale. Tutto sto bordello. Poi per pia questo. Bello. Bello. Tutto ciò. Il pilone c'è.
tutto ciò, pannassene. Era qui all'inizio, mannaggia la miseria. Trovato. Vabbè, che ho dovuto usare. Ma che cazzarola fa? Oh, ma se. Fa impazzire sto fatto che quando c'è un messaggio sulla pressione si paralizza tutto il resto. Oh, era qua, era. Fatemi andare. Lasciatemi. Ma tutta la truppa? C'avete niente da fare voi? Lutel? Niente, devo ammazzare tutti questi. Io mi auguravo che nei pressi del boss sarei stato lasciato in pace, e invece no. Via. Guarda che accollo disumano! Vabbè, ci basteranno 8 fiasche? Facciamo di sì. Ok, Stata di Marica, ringraziamo il cielo. Sì, vabbè, ma mi avete consumato il mio Lutel. No, lo posso rievocare. Eh sì. Ma io perché devo attaccare a sto spirito? Sembra tanto mansueto. Sci tua, mansueto. Si fa per dire. Mena, adesso mena, adesso mena. No! Che è bellissima, sta boss fight è bellissima, veramente. A livello scenico è una meraviglia. Poi rinasce ogni volta? Dov'è? Ale. Rimembranza del regale antenato. Bene. E dunque. Aspettavo che fosse. Cioè, no. Un boss primario, ecco.
Non devo toccare niente. Vabbè, quindi abbiamo finito? Ma vai a fare. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Vabbè, quindi Nocron è fatta? Io vorrei parlare con Lupo. Ma il Lupo dove cazzarola è? Ma possibile che non si riesca a fare due chiacchiere con quel lupo? Mai? Mai una volta. Ma a meno che tramba. Se l'unico punto ignoto della forgiatura. Corno porta fortuna della chiarezza. Fa vedere. Aumenta notevolmente la concentrazione. Ah, sonno e follia. Devo preoccuparmi? Che si faccia riferimento a sonno e follia? C'è qualcosa che non so? Abbiamo eliminato una marea di piante di forgiatura, quella è l'unica nota veramente strapositiva. Vabbè, qua niente. Io comunque quanto vorrei una gestione delle quest un pelino più chiara a volte. Pagherei veramente. Per avere alcune cose spiegate un po' più chiaramente. Uovo dormiente. Qui che c'è? Qui che c'è? Qui che c'è? Poi dove sto soprattutto? Che è un'ambientazione su tre livelli questa. Il primario dove stavamo prima e vabbè. Il terzo che è in fondo, che è quello che ho fatto a telecamere spente. Poi questo che è in mezzo. Ma non mi è chiaro dove conduce. No. Non mi è affatto chiaro dove conduce. No, penso di aver finito. Penso di aver finito. E qua c'ero già stato. Penso di aver finito. Sigillo cicatrice di Marika? No, allora non c'ero già stato. Aumenta vari attributi ancora? Però è un altro. Aumenta mente, intelligenza, fede e arcano, ma anche i danni subiti. Beh, uno dovrebbe far pazzo, metterseli tutti e due. Prendi tante di quelle botte che Dio solo lo sa, però stai super potenziato, però non c'ho la forza. No, io qua non c'ero stato allora. È un luogo uguale a quello in cui ero, ma al piano di sopra o di sotto. Vai a capire quale dei due. Ma non era affatto quello dove sono stato io.
Poco intricato il level design, sì. Devo dire abbastanza infernale, aggiungerei. Tanto il dubbio me lo levo subito. Là ci sono queste qua. Qua c'era qualcosa, quindi c'ero stato, ma non avevo visto quell'occhio. Vabbè, allora io torno dalla legge dita e vediamo che ci dice. Cara la mia leggi dita, che ci dici? Gran corna alate, questa è un'ascia, oppure un corno dello spirito d'accesso, spinge i nemici ripristina PA. Devo dire che nell'ottica dell'usare potrebbe essere molto figo. Tanto quanto ci potrà dare anime, niente. Quindi lo prendo. Lo prendo. Lo prendo. Poi. Globo cinereo. E poi torniamo da Ranni. Che ci dai? Numero spettrale, più 4. No, qua abbiamo preso tutto. C'è niente di particolare, no. E allora torniamo da Ranni, che è qui. Ci dovrebbe dire qualcosa. Ma anche il lupo ci dovrebbe dire qualcosa in teoria. Perché non mi ha detto niente il lupo? In dove lo trovo il lupo? Io voglio la sua armatura. Ma so di dover finire la sua questline per farla. Vabbè, andiamo su. Parliamo con lei. Parlando con lei, poi avremo le idee più chiare. Anche no. Ma è bello immaginare che possa succedere, no? Di tanto in tanto. No, non ho fatto. No. Io non capisco cosa devo fare in questo gioco maledetto. Non mi è chiaro mai niente, non mi è chiaro mai niente. Non... Vediamo. Al piano di sotto ci dovrebbero stare i suoi due... No, benissimo. E... Io non so se ho fatto bene o male, allora. Non mi è chiaro che cosa dovevo fare. Allora, torniamo a Teatro Bosco. Che magari mi si illuminano un po' le idee. Un territorio sistemato verso Nocron, dunque vai avanti tu, io ti raggiungerò. Ho perso qualcosa a Nocron. Allora, io mi trovo in una situazione in cui non so concretamente cosa fare. Perché l'uomo lupo non c'è. Ranni dorme. Io non so ancora sta benedetta cometa se è quella che ha prodotto questo luogo oppure no. Sono un po' in confusione, mi servirà una mano. E quindi ho l'impressione che forse questa volta mi toccherà aspettare la pubblicazione. Intanto... Possiamo riprendere da altre parti. Quindi domani si va avanti da qualche altra parte. Non so ancora bene dove, ma si va avanti.